sono convinto che con la nuova gestione e con i nuovi metodi entro fine anno l'obiettivo della raccolta differenziata in sé sarà raggiunto. Adesso se ne parlava anche in un altro incontro insieme a Legambiente, il problema è alzare l'asticella, quindi cominciare a produrre meno rifiuti, politiche per meno rifiuti e per la differenziata di qualità. Abbiamo già i primi sms, allora questo lo leggiamo insieme. Con Carrancini tutto ok dopo gli attacchi del passato? Facciamo rispondere a Sparvoli. Ma con Carrancini è stato sempre tutto ok. Voglio dire, sotto il profilo, fine, diciamo, no, ma sotto il profilo umano non c'è stato mai, non ci trovavamo su determinate questioni legate appunto all'acquisizione della SMEA. È normale che ci sia una dialettica anche all'interno di un consorzio in cui ci sono diverse anime, diversi comuni, 57 comuni. Se poi questa dialettica porta però a dei risultati che sono quelli che in qualche modo anche la gente si aspettava, credo che sia una cosa positiva. E quindi si partirà con il microchip nel centro storico, proprio perché qua nel centro storico già si faceva la raccolta differenziata porta a porta con delle criticità. Noi sappiamo che il microchip ci aiuterà ad affrontarle. Se non piove, noi abbiamo 30 giorni, 40 giorni di lavoro da fare per finire la discarica. Ecco, a parte le polemiche, brevemente le caratteristiche di questa discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli. La discarica ai Cingoli ha una potenzialità di 8 anni e di 450.000 tonnellate. Sono sicuro che ci vorrà ancora di più tempo per finire a bancare quella discarica, proprio perché noi stiamo diminuendo i rifiuti, quindi quella discarica basterà e avanzerà. La discarica è una discarica nuova, tecnologica, le prime immagini già si sono viste sulla stampa, è molto bella, sta in un luogo ameno, sì, però per come è stata strutturata e per bella come sì, verrà ma gestita, sempre discarica è. Ma allora, le politiche ambientali secondo me hanno quattro grandi argomenti, diciamo. Uno è quello dei rifiuti e con l'istituzione dell'ATA un grosso passo avanti è stato fatto. Da questo punto di vista è importante specificare che il contratto di servizio ora è l'ATA che lo fa direttamente con il Cosmari, non sono più i singoli comuni che lo fanno. Quello su cui veramente c'è da lavorare tanto, quindi bene le politiche dei rifiuti, diciamo, abbastanza bene le politiche energetiche, l'acqua e bene la difesa del territorio, secondo me quello su cui Macerata deve lavorare veramente tantissimo è la mobilità alternativa.